Ok, siamo qui, secondo set di Winners Quarter Final. Abbiamo Jimuts contro Jinarug. Jinarug. Non l'ho chiuso. Non l'ho chiuso, esatto. Siamo su Smashville. LOTP, l'attack di Jinarug. Credo sia un disco o qualcosa del genere. Vabbè, a parte questo, capisco la pick di Bayo. Non gli piace giocare a Jinarug contro Corrin. È un po' maledetto da Corrin, lo becca sempre in bracket. Anche oggi che non c'è Don, ha beccato comunque Jimuts. Ok, direi che Jinarug ha tanta esperienza nel matchup, mentre Jimuts davvero poca. E si vede. Questo matchup credo sia circa even. Non saprei sinceramente dire chi vince. Ah, sì, è circa even. Comunque non è niente male Corrin contro Bayo, per essere miglior PG del gioco, ovviamente. Sì, sì. Ok, abbiamo una early lead molto, molto grande. Ok, bel side B alla ledge. Morso poteva caricarlo, ma vediamo se chiude. Ah, no, che ricordo che Giulio Jimuts, certo che era Giulio Ball, che vabbè, in realtà si fa molti corri nella fan. Sì, sì. Ah, brutto. Poi è brutto di Aya, che comunque mi ha detto che funziona tutte le percentuali. Palla poco caricata e morso grande. In generale è palla qualsiasi e morso grande. Che boh, qui in Emilia si chiama Giulio Ball per qualche motivo. Sì, non so perché la chiami. Cioè, in realtà è una cosa che fanno un po' tutti, però si chiama così. Però è la Giulio Ball. Ok, nonostante la lead molto grande iniziale, non sta andando male Jinarug adesso. Si sta facendo colpire poco in questa seconda stock per ora. Andiamo ping. Il ping per pochissimo non prende la stock. Bello l'atterraggio. Esatto. Infatti Jinarug player nascente emiliano. Sì, è sicuramente uno dei player con più potenziale che abbiamo per ora. Ah, bellino, peccato. Ok, bellissimo punish, ma bella ovviamente DI perfetta da parte di Jinarug. Molto abituato a fare DI sui calci dopo il ping. Sicuramente pensavo che morisse a 130. Se si deve fare tutto lo stage. Qui più che altro Giulio non riesce a prendere la stock, non si sta comportando male, ma chiudere la stock è un po' un problema. Ah, beh, infatti la vedo molto difficile. Bella recovery, in modo che non arrivi con l'hitbox contro la counter di Bayo. Che per Bayo è veramente free fare counter sulla recovery di Corrin. Sì, poi è dopo è pericoloso. E ok. Oh, ecco, infatti come ti dicevo. Sulla counter vediamo cosa farà, forse rolla, forse ha rollato. Forse rolla, forse no. Ok, no, non becca. Vediamo. Ha sbagliato qui, peccato. Per un pelo non l'ha preso, è stato l'hitbox shifting. L'ha preso con la hitbox enorme ed è da un nerd baionetta. Sì, sì. Ok, primo game abbastanza solido a parte di Jinarug, anche se più che altro Jimuts si è bloccato nel togliere la stock, non riusciva a trovare il pin o il grab. Devo ammettere che in generale non si è comportato male. Quindi vediamo adesso questo game 2. Sempre stessi personaggi, però su Town and City, come andrà? Scelta ovviamente di Jimuts su Town and City. Sì, gli piace molto, ha molto spazio per fare pin, calci. Uccide molto presto ovviamente, ma anche Jena, perché anche Bayo uccide presto dall'alto. Ok, buona recovery da parte di Jimuts. Non so se l'ha fatta apposta così, ma è andato veramente verticale comunque. Ok. Molto bene. Bel back air. Ottimo pin. Cosa salto? Vabbè, anche se. Ok, buoni bullet normali. Ah, forse voleva fare un tomahawk o forse semplicemente sbagliato in questa pin. Ok. Le ali enormi di Corrin che riescono a permettere a Jimuts di rientrare facilmente. Devo mettere ottimo neutral secondo me da parte di Jimuts per ora. Sto facendo dei landing non proprio bellissimi ogni tanto. Però contro Bayo sì, è molto difficile fare dei landing. Prova a letto. Di nuovo. Di nuovo. Attack. Bellissima attack da parte di Jimuts. Difficile attaccare quella roba. Decisamente difficile da attaccare. Bellissimo Jimuts che ha mantenuto i nervi saldi per fare quella attack. Ok, ha aspettato il down B. Bellissimo pin. E Jimuts porta a casa la stock. Allora, Jimuts è sicuramente
uno dei player con i nervi più d'acciaio che abbiamo in community. Quando gioca, per lui è quasi come giocare in free play. Quasi. Addirittura. Sì, sì, è davvero una statua di marmo. Cioè. Ah. Questo è molto buono, infatti. Ok. Oh, bello. Ha provato. Torna. Sì, sì, dovrebbe tornare, ma. Buon recupero alto. Di no, no. Oh, madonna. Ma ce la fa. Che becker da parte di Bayonetta. Non lo vuole far rientrare. Ma Jimuz persiste. No. Ha sbagliato un attimo. Ok, ok, va bene, va bene. Era 166. Va bene, va bene. E bravo Jimuz a non attaccare subito per non farsi counterare appena rientrato. Comunque una strategia decente da parte di Bayonetta. Strategia legit. È un muro Jimuz in questo momento. Sì, sta. Anche Jena. Ovviamente Jena si comporta benissimo. Quasi in tutte, tutte queste situazioni. Stanno mantenendo entrambi molto bene i loro spazi comunque. Ok, a sto giro. Ah, ha provato di nuovo il reset del pin. Bello questo salto. Bella palla, back air, pin. La prende? No. Bellissima DI. Questa DI non scontata. Decisamente DI non scontata. Ottimo pin da parte di Jimuz. E com'è che bisogna fare la DI? Sinceramente. È lì, è tipo in in e down. Wow. È una roba del strano, genere. Ovviamente un po' come si dice. Bellissima counter. Ottima DI da parte di Jena. Cioè un po' rischiosa, ma direi buona. Sì, sono delle DI paurose comunque. Oh, questo up smash. No, attenzione. La counter, la cast counter. Attenzione, impara dal maestro. Ma che l'hai chiamato, scusa? Cast counter. Ottimo game 2 da parte di Jimuz. Comunque in un matchup che non conosce si è comportato davvero bene, secondo sì, me. Sì, vero, verissimo. Si è molto adattato, secondo me. Si è molto adattato. Adattarsi contro un player del calibro di Jena non è. Forse Jena vuole cambiare PG? Prendere di Wii Fit. Sì. Io siamo pronti a vedere. Io potevo aspettarmelo, però. Ovviamente. Un po' pick vecchio, diciamo. Ok, ok. Devo aggiornare. Andiamo su Battlefield. Wii Fit, nemmeno Lucas per dire. Ok, adesso... questo matchup sarà tutto. Non vorrei dire tutto, ma sarà molto deciso nei primi. Nella prima stock, principalmente, perché è un po' chi prende la lead ha un sacco di vantaggio. Sì. È un po'. È un po' un classico per i PG di Jena Rogue. Adesso Jimuz deve capire come adattarsi. Come giocare il ledge game contro. Contro Wii Fit. Nel senso, ha un ottimo ledge trapping. Corrin ovviamente. Però ovviamente il matchup non lo conosce, sta tutto nel suo adattamento. Sì, esatto. Bello qui da parte di Jena. Jena, devo ammettere che non è camperoso, non è esageratamente camperoso per essere un Wii Fit. Cioè, abbastanza. Vabbè, ma perché è Wii Fit, dico. Sì, vabbè. Bello questo attacco. Diciamo che riesce a mixare molto bene il suo passivo aggressivo, dico. qui prova un ledge trapping in particolare, ma ottima roll. Carino. Ottima roll. Vediamo cosa farà. Bel pin. Madonna, è volato via. Lo stage spike. Torna. Non ce la fa. No. Ma lo salva. No. Brutto salvataggio. Cioè, no. Molto, molto brutto. We take those. Sì. Comunque situazione non brutta, perché adesso. Trovare una kill con Wii Fit non è facile. Comunque sto stage è largo. Cosa ucciderà Wii Fit? Neutral B può uccidere, credo. Molto tardi, credo, perché comunque non fa tantissimi danni. Dipende dalla posizione. Sì, beh, certo. Comunque certo. Il kill power di Corrin è il kill power di Corrin, quindi. Però intanto può caricarsi un po' la vita se continua a fare neutral. L'1% alla volta, vero? Sì, sì. Diciamo che in un certo senso non è camperabile. Un personaggio come Wii Fit se non hai la stock lead. Comunque ha fatto il pin cancellato sulla piatta. Non vorrei dire. Bel calcio, ma sì. Jena. E il down B sapeva meglio. Boost al danno? Il knockback? Scusa? Il down B di. Sposta, sì, no, bel Nair comunque. Nair? Sì. È vero, ogni volta me li confondo, è vero. Anche a Piera avrebbe ucciso. Peccato, aveva fatto l'edgeguard lì, ma non ha capitalizzato.
Reggie Muzz deve ancora forse capire bene come come trappare in fitta la legge. Oh, così, no? Ok. Adesso è un po'. Il match sicuramente diventerà un po' più lento, ma in realtà no, perché Gina è aggressivo per qualche motivo. È aggressivo, è vero, è vero. Bel pin di AI non ottima, ma percentuale troppo bassa ancora. Leggermente troppo bassa, ha provato lo stage spike con la palla a pallavolo. Bella questa pivot. Era una pivot, sì. Sì. Ah, oh, con Gina. Molto bravo con questo neutral B. Back air. Ottima attack. Attack di Jesus. Qui torna. Oh. Ah, non ha reversato il neutral B, ma whatever. Quella flash che ha preso per prima. Electro quasi una stack intera di vantaggio. Classico di quel PG. Quel. Sì, sì, sì. Scusate. Oh, ok. Fair spike. Bellissima parte. Col tallone. Forse non recuperava nemmeno. No. Ok. Veramente un peccato per la prima stock che ha salvato Gina comunque. Eh sì. Che l'ha salvato proprio. Era tutto un altro match perché WeFit senza la stock lead è un PG davvero scarso. Non che non lo sia di base, ma lo è ancora di più. Sì, perché deve approcciare. Non può più stare alla legge a camperare la carica con neutral B o down B. E per forza approcciare, il suo approcciare è davvero schifoso. Soprattutto con un player, con un personaggio che zona un sacco come Core. Quindi sì. Adesso tiene Genaro, che non ho ben visto, sì. Credo tenga. È andato bene con WeFit. È andato bene. Ok, torniamo. 4. Run back abbiamo. Vediamo se Jimuz si sarà adattato a sto match. Un pin un po' scontato, direi. L'ha fatto spesso che pin lì. Un pochino troppe volte, direi. Ovviamente Gina capitalizza. Up throw pair. Credo true combo. Sì, credo sia true combo. Ok, sto giro non fa subito il calcio, bravo. L'ha fatto tanto spesso. Jimuz ha veramente grandi difficoltà a sfide. Non conosce questo playstyle. Sì. Questo personaggio, sì. Questo playstyle. Ok. Bravo, Jimuz deve aspettare. Ok, bravo qui, prova a legge troppare in modo un po' classico. A cambiare un po' le carte in tavola. Per calcio, ma non è sicuro davvero. Ok, sbagliano entrambi il grab. Vediamo cosa farà qui Gena. Prova. Ah, aspetta il timing. Sì, comunque è difficile perché è mix upabile facilmente. Ok, questa volta ha preso. Sì. Qua è tutta è una guerra di nervi alla fine poi, Bellissimo. Però questo giro stage spike debole. Sì, ha avuto tutto bravo, il tempo. Bravo Jimuz a non farsi fare Tomahawk grab. È davvero bravo in questo, diciamo, nel recognizing delle opzioni avversarie. Di nuovo. Okay. Per poco. Oh, è tanto rischioso, faceva gli sparati i capelli. Sì, ovviamente avrebbe fatto solo danni, avrebbe ucciso però. Bello. Morso, bel perfect chill. Ha provato lo spike, tra l'altro posizionamento giusto, ma ha sbagliato di poco. Ho sbagliato il punish da parte di entrambi qui. Voleva probabilmente fare. Infatti ora come tu mi dicevi che non aveva più la lead, WeFit, stava Gina faceva molta fatica ad approcciare, si è proprio visto. Io parlavo di stock lead. Quando hai la lead di percentuale può comunque camperare perché vedi, adesso. Giulio Bold. Abbiamo stock lead da parte di Giulio. E quindi è proprio la situazione di adesso, cui parlavi prima. Adesso è una situazione difficile per Gena, ma bisogna vedere Giulio. Esatto. Perché Giulio non sa giocare con questa situazione, credo. E quindi si vedrà. Close, molto close. Sono davvero troppo curioso. Brutto calcio, però non dovrebbe far niente qui Gena, se non riportare la situazione in ottima, bella questa ottima lettura. Più che altro brutto timing da parte di Giulio. Si è spaventato la legge decisamente. Adesso non abbiamo praticamente una vera lead. Ora ce l'abbiamo. A Tropper. Un solido 21%. No, aveva già dei danni, spero.
No, no, non aveva danni, è stata tutta una combo. Match decisamente più, più close, conscio da parte di Jimuz. Sa meglio quello che deve fare, sa meglio cosa punire, cosa non punire. Ah, come doveva andare off stage per niente col calcio, ha sbagliato. Oh, bellissimo sharking sulla piatta di sinistra. Ah, qui ha sbagliato aereo, credo. Nair avrebbe coperto. Vedo che Jimuz ha molta paura a punirlo, Jenarog. Ha molta perché, paura. Perché in effetti non sai bene. Oh! Sfortunato qui Jimuz. C'è da dire che è stato un po' sfortunato perché la lettura era giusta, il timing era giusto. Sì, per, infatti, per qualche motivo. Un po' di spacing. Spacing sbagliato, direi. Sì, è stato proprio colpa di quello. Forse è stato anche Jaina, non saprei, sinceramente. Non ho capito la situazione. Magari deve caricarlo meno il morso, magari è stato fatto. Oh, bellissimo edge cancel, ha fatto il pin edge cancel. Dash Dance? Fox Trotting, scusami, diverso. Ah, era Dash Dance quella. Ah, ok. Un po' niente. Ok, è impunibile quel calcio, Jaina lo sapeva e non ci ha provato. È tornato al centro, semplicemente. Sbagliatissimo! Ah, bellissima spike da parte di Jainarog. Jaina lo sapeva. Ah. Colto l'attimo, comunque. Buono, veramente, veramente buono da parte di Jimuz. Bravo Jimuz. Bravo, bravo Jimuz. Veramente bene. Bravo Jaina, ovviamente. Comunque, forse è anche la prima volta che mi gioco in sta season. Una delle prime volte. Credo di sì. Ho giocato davvero poco Wii Fit, avendo la nuova baia. Va bene, va bene, va bene. I nostri player Emiliani veramente on fire, comunque. Sì, sì, anche Ciocosnap. Ho preso un game a Mirko prima, diciamo. Off stream, purtroppo, però. Purtroppo, sì. Va bene, va bene. A dopo.